Oggi parlerò di un regista molto famoso e lo farò insieme a Camicio Toma. Ciao a tutti. Che è un grandissimo fan e mi faccio aiutare da lui perché ne ha visti molti di più rispetto a me, praticamente la maggior parte. Io invece ho qualche lacuna in questo senso. Ma parliamo di Tim Burton. Tim Burton è un regista molto popolare che si contraddistingue in primis per i suoi film d'animazione, ovvero questo metodo che ha di realizzare i film d'animazione in stop motion. Infatti è, vedete che cosa straordinaria, è lui con le sue mani fa i personaggi dei suoi cartoni. Sono infatti prodotti artigianali, li possiamo definire. No, Camicio? Sì, assolutamente sì, tutti i personaggi sono fatti da lui stesso. Infatti si incastrano nel suo modo di pensare, nel suo modo di fare, e si vede bene il suo tocco nei suoi personaggi. Poi un'altra caratteristica che contraddistingue Tim Burton sono anche le atmosfere oscure e dark, e anche è accompagnato da un compositore che in molti film è presente e fa le colonne sonore, ovvero Danny Elfman. Ma partiamo dai film più popolari di questo regista. Allora, il primo di cui parleremo è Beetlejuice, Spiritello Porcello, e di questo do la parola al nostro ospite, Camicio Toma. Prego, Camicio. Allora, Beetlejuice è uno dei film che io adoro di più della scenografia di Tim Burton. Questo perché io penso che sia il film che lo ha reso famoso, il film che lo ha portato a essere uno dei produttori migliori del cinema hollywoodiano. Almeno è quello che penso io. E dirò in poche parole di cosa parla la trama. Parla di due persone che sono marito e moglie, Adam e Barbara, che un giorno muoiono in un incidente stradale e quindi si ritrovano invischiati in vari eventi, in cose fantastiche, e dovranno imparare a spaventare la gente per poter essere liberi. Qui incontriamo il personaggio di Beetlejuice, un personaggio davvero strampalato, folle, incredibile. Io lo adoro. L'attore che dà l'aspetto è quello di Michael Keaton. Quello che ha fatto i film successivi di Tim Burton, i vari Batman, e io lo trovo uno dei personaggi migliori di tutto l'ecosistema di Tim Burton. Ora dare la parola a Bear Strong per altri film. Poi abbiamo Batman, con un protagonista lo stesso Michael Keaton, e come antagonista abbiamo un Joker interpretato da Jack Nicholson. Allora, questo Batman a me è piaciuto molto. A me no. No? E per quale motivo, Camicio? Lo reputo sinceramente un Batman un po' forzato. Diciamo che alcuni attori sono alcuni personaggi sono fatti bene, ma altri invece sono troppo forzati. È bella l'ambientazione dark perché si vede comunque lo stile di un Batman, però diciamo che la trama è un po' lontana dal fumetto e quindi per questo mi ha un po' fatto storcere il naso. Ma tu hai preferito questo o i film tratti da Christopher Nolan che sono più recenti? Assolutamente quello di Tim Burton. Se dobbiamo fare un metodo di paragone, diciamo che i film di Tim Burton, anche se non raggiungono il culmine, sono molto meglio dei film che sono usciti adesso, che ti reputo una semplice manovra commerciale di un titolo che non si utilizzava già da tempo, che era quello di Batman. Quindi, per quanto riguarda me, io sono della stessa opinione, ovvero a me questo Batman è piaciuto di più rispetto a quelli di Christopher Nolan. E parlando di Joker, a me sinceramente Jack Nicholson non è dispiaciuto, se la cava benissimo. Per quanto riguarda invece nel Cavaliere Oscuro Heath Ledger, vabbè, e lui è stato diciamo un po' una rivelazione, è stato un personaggio incredibile. Poi abbiamo, secondo me, uno dei capolavori di Tim Burton, una perla, ovvero Edward Mani di Forbici, che ha come protagonista Johnny Depp.
Ed è qui che incomincia la collaborazione con questo attore, perché poi noi vedremo durante la filmografia di Tim Burton che lavorerà diverse volte con Johnny Depp, no Camiju? Sì, assolutamente sì. Poi diciamo che questo è stato un trampolino di lancio per Johnny Depp, che veniva comunque da una serie televisiva e che il suo volto, la sua espressività si sposava bene con lo stile di Tim Burton, tant'è che io reputo i film fatti con lui stupendi. Allora, di che parla questo Edward Mani di Forbici? Allora, Edward Mani di Forbici, intanto il protagonista Edward, è un esperimento di uno scienziato che vive dentro un castello, e appunto è questo esperimento che non è stato ultimato perché lo scienziato è morto di infarto, e quindi il protagonista è rimasto con le mani incomplete, e quindi con questi strumenti, ovvero di forbici. E questo personaggio viene preso da una donna, una che pubblicizzava i prodotti dell'Avon, e viene portato in una cittadina. E a me è piaciuto molto questo contrasto, perché noi vediamo il castello scuro ed Edward vestito anche in una maniera piuttosto scura in questo paesino molto colorato. Tu che ne pensi, Camiju? Perché comunque Edward è un essere artificiale, come abbiamo detto, l'inventore che l'ha creato prima di poterlo completare, dagli delle mani e morte, quindi a lui sono rimaste queste mani di forbici. Poi vediamo il suo vestito che comunque è tutto rattoppato, perché questo personaggio, avendo le mani dei forbici, si tagliava da qualunque parte, il viso è pieno di graffi. Poi vediamo una cittadina dove per esempio tutte le case sono uguali, dello stesso colore, è un po' qualcosa di... fa vedere un po' com'era la società americana a quei tempi. Poi vediamo questo personaggio che è un po' diverso e rimane un contrasto, c'è un contrasto che è incredibile, si vede la differenza che c'è da questo personaggio che viene da questo castello oscuro gotico in mezzo alla cittadina che è tutta omogenea, che sembra tutto uguale, dove la gente si comporta quasi tutto allo stesso modo. E poi avremo lo stesso Edward che avrà difficoltà durante diciamo la sua vita sociale, perché non ha mai avuto esperienze di questo genere, però poi vedremo, senza spoilerare niente, che le sue mani con questi strumenti a forma di forbici diverranno utili per le persone del paese. Ma io... poi diventa una specie di attrazione, sarebbe brutto dire così, però Edward è una persona particolare, diciamo che è differente dal loro modo di vedere. Comunque, anche se ha queste mani di forbici e sembra un aspetto un po' inquietante, comunque una persona innocua, forse la più gentile che ci sia in tutta la storia, perché anche se queste persone sembrano tanto gentili, poi non si vede che non lo sono. E poi, secondo me, è molto bello anche perché parte con... sotto un punto di vista un po' comico, però invece poi dietro nasconde anche... è molto drammatico poi dietro, ed è bello anche no Camiju? Sì, assolutamente sì, diciamo che Edward Mani di Forbici parte con questa vena comica, che tanto comica in realtà non è, e poi diventa molto più drammatico, perché comunque vediamo una specie di emarginazione sociale di questo personaggio che, nonostante abbia le migliori intenzioni, non è capito da nessuno, tranne dalla ragazza che poi mi incontrerà. Viene rilevato un po' un mostro. Sì, assolutamente sì, il suo aspetto, diciamo che lui è la classica spiegazione secondo la quale un libro non deve essere giudicato dalla copertina. E poi, secondo me, una citazione che si deve fare è veramente, secondo me, alla colonna sonora, che è una delle più belle che io abbia mai sentito. Tu che ne pensi, Camiju? Assolutamente sì, comunque le colonne sonore dei film di Tim Burton sono tutte, quasi tutte stupende, io le adoro, si sente proprio la malinconia in queste canzoni, e diciamo che tutto si sposa nel film, tutto è come Tim Burton vuole. Poi abbiamo di nuovo Batman, con Batman il ritorno, e cambia l'antagonista, infatti l'antagonista sarà Pinguino, interpretato da Danny DeVito, e poi abbiamo anche un personaggio femminile, ovvero Catwoman, interpretata da Michelle Pfeiffer, e vedremo la nascita di questo personaggio, di Pinguino, interpretato secondo me bene da Danny DeVito, e anche Michelle Pfeiffer alla fine fa bene il suo ruolo. Poi se dovessimo fare un paragone col primo, sinceramente secondo me sono tutti e due alla fine buoni film. Certo, là si concentrava su Joker, qua invece i personaggi sono due, sono Catwoman e Pinguino, quindi un po' si suddivide, però secondo me alla fine
sono tutti e due dei buoni film. Tu cosa ne pensi, Camigio? Il secondo sinceramente penso che sia peggio del primo, o meglio, vorrei dire che il personaggio di Pinguino è fatto veramente bene, Tony DeVito è veramente fantastico nel fare il pinguino, invece Michelle Pfeiffer nella parte di Catwoman non tanto, diciamo che poi le cose sembrano un po' tirate, il film si arrampica sugli specchi, non raggiunge la qualità del primo che comunque, ripeto, non era eccellente, però diciamo che comunque è meglio dei film di Nolan. Poi secondo me possiamo dire che il secondo è meno pesante rispetto al primo. Attenzione, attenzione, ora abbiamo il primo film d'animazione fatto in stop motion e fatto anche con le grandissime mani di Tim Burton, ovvero Nightmare Before Christmas. Uno dei film d'animazione più belli fatti negli ultimi anni e di cui passo la parola all'entusiasta Kamiju, che ve ne parlerà e poi interverrò io. Allora, diciamo da subito che per poterne parlare di questo film ho dovuto picchiare Bea. Questo perché ci siamo litigati un po' chi doveva parlare di questo film e perché ci è piaciuto entrambi moltissimo. Alla fine l'ho spuntata io e quindi ve ne parlerò. Il film si intitola Nightmare Before Christmas e parla della storia di un del re delle feste di Halloween, che sarebbe Jack Skeleton, e del fatto che lui ormai stanco della festività di Halloween che si ripeteva sempre anno dopo anno, diciamo che mentre vagava pensando cosa dovesse fare perché ormai non ne aveva più voglia di continuare, trova un albero. In questo albero vediamo tutte le festività e lui entra in quella del Natale. Qui vedo un mondo diverso dove l'orrore non c'è, perché nel mondo di Halloween c'è solo terrore e spavento, e vede un mondo allegro e felice e diciamo che se ne innamora, nasce questa passione e comincia lui a voler, si mette in testa di voler diventare il nuovo Babbo Natale, o come lo chiama lui, Babbo Nachele. E abbiamo un altro contrasto, ovvero il re delle zucche in questo mondo natalizio dove c'è felicità, dove lui non è abituato a stare in un posto così, no? Sì, assolutamente sì, diciamo che lui vede tutto un po' una visione distorta. Diciamo che non comprende bene il Natale, o meglio, c'è una scena bellissima del film in cui si vede lui che cerca di capire cos'è il Natale, prende l'albero, lo esamina e ne trae una conclusione tutta sua, tant'è che però crea una versione del Natale un po' mostruosa, perché ovviamente essendo il re di Halloween c'è questa sua tendenza all'horror. Come abbiamo detto, poi il film comincerà a degenerare, perché comunque lui prenderà il posto di Babbo Natale e farà i regali, ovviamente saranno fatti dalle persone che vivono nella città di Halloween e saranno un po' regali mostruosi. Questo metterà un po' in pericolo la festa e si andrà sempre via via a peggiorare, fino ad arrivare alla scena clou. Ma non diciamo altro, perché sennò non sono da guardare nessuno, è giusto, Camicio? Io sinceramente continuerei a parlare per ore di questo film. Sì, ma va visto assolutamente. Sì, ma siccome Tim Burton ha fatto anche altri film, dobbiamo andare avanti. Ma gli altri film non sono come Nightmare Before Christmas. Lo so, Camicio, però abbiamo deciso di fare il video su Tim Burton, quindi ce lo dobbiamo prendere tutti quelli che ha fatto. Ah, vabbè, allora continuiamo, scusate. Allora, ora passiamo al prossimo film. Poi abbiamo un film di cui sinceramente non so niente, ovvero Ed Wood. Infatti do la parola al mio amico Camicio Toma. Beh, diciamo che Ed Wood è uno dei film che non ho apprezzato di Tim Burton. Ti spiego perché. Ed Wood è più che altro una specie di racconto della vita di Edward J. Wood, che è il peggior regista di tutti i tempi. Racconta la sua vita, del fatto che molti dei suoi film non sono stati un successo. Diciamo che, come al solito, Johnny Depp fa una parte stupenda, che però è un film che non mi ha colpito più di tanto e che, di cui non saprei dire nulla, non saprei testare né le lodi né dire che è brutto. Diciamo che è un film di cui faccio a meno di ricordare. Il prossimo film, sinceramente non so che dire su questo film, perché è un film un po' irriverente, molto demenziale. Il film in questione è Mars Attacks.
Come attori, Tim Burton riprende Jack Nicholson, che fa la parte del presidente degli Stati Uniti d'America, mi sembra. Ed è molto molto demenziale. Infatti, noi vedremo questi marziani, che come vedremo anche come gli umani, perché di che tratta questo film? Tratta appunto di un'invasione aliena, però, o marziana, visto che si chiama Mars Attacks. Ma i marziani sono un po', li possiamo definire un po' stronzi, no, Camisu? Diciamo che i marziani sono la cosa più brutta che abbia mai visto, o meglio, diciamo che il loro aspetto ricalca un po' lo stile di Tim Burton, ma sono veramente orrendi, senza contare che, come hai detto tu, sono dei veri stronzi, ma ovviamente trattandosi di un'invasione dovrebbero essere così comunque, No, quindi è no! comunque demenziale. No, io mi ricordo per esempio alcune scene, per esempio quando loro scendono sul pianeta Terra e cercano in tutti i modi di convincere i marziani, di fargli capire che sono in pace, poi c'è una scena assurda dove fanno volare la colomba bianca fa una brutta fine perché i marziani gli sparano, e poi non mi ricordo però in che punto del film. Addirittura il capo marziano si commuove e dopo che si commuove spara alla persona che lo ha fatto commuovere. Se per questo c'è anche la scena della macchina che traduceva le loro parole, traduceva solo le parole di pace e amore, e poi si vedeva la scena in cui i marziani sparavano alla gente e li uccidevano, mentre la radio continuava a ripetere veniamo in pace. Comunque, questo è un film molto irriverente. Questo lo possiamo consigliare per chi ha voglia magari di qualche risata. Un altro film che dobbiamo sicuramente citare è Il mistero di Sleepy Hollow. Alcuni lo considerano uno dei migliori film di Tim Burton, se non il migliore. Io lo considero uno dei migliori, ma non assolutamente il migliore. Questo darei il titolo ad altri film, sempre lo stesso autore. Vi dico solo, comunque, vi do alcuni cenni della trama, non vi dirò tutto. È ambientato a New York nel 1799 e viene chiesto a un giovane poliziotto 24enne, Ichabod Crane, di investigare su alcuni omicidi che avvengono nella cittadina di Sleepy Hollow. Man mano che passerà il tempo, scopriremo arti un po' magiche, ci sarà sempre lo stile di Tim Burton, oscuro e gotico, e verremo a sapere della leggenda del Cavaliere Senza Testa. Il Cavaliere Senza Testa diciamo che in questo film, è stato interpretato da Christopher Walken, e lo fa in modo veramente buono. Devo dire che è un film che apprezzo moltissimo e che secondo me è una dimostrazione di quello che Tim Burton può fare. Anche si rivede comunque che il protagonista è sempre Johnny Depp, che fa la parte del poliziotto, e come vi ho detto è uno dei film che è reputo migliore in assoluto. Poi abbiamo un rifacimento, ovvero Il pianeta delle scimmie, un film che è stato molto contestato perché non ha niente a che vedere con l'originale. Infatti stravolge la trama, anche se è un film più recente, infatti mi sembra sia del 2001. Nonostante questo, è stato molto criticato. Comunque, ora ve ne parlerà, Camisu. Beh, su questo film c'è poco da dire, comunque il rifacimento del Pianeta delle Scimmie è fatto in stile Tim Burton, però devo dire che comunque, come hai detto tu, è stato criticato, io penso che sia stato criticato per un buon motivo, perché vedendo gli altri pianeti delle scimmie, penso che questo sia un po' più brutto. Ovviamente sono pareri personali, c'è chi può dire che è bello, però sinceramente preferisco i nuovi film che stanno facendo, sempre sul pianeta delle scimmie. Questo ha lo stile di Tim Burton, però si discosta molto da quello che il film voleva rappresentare. Sinceramente non mi ha colpito più di tanto, è uno di quei film di cui farei anche a meno. Comunque, per dirvi un po' della trama, si parla sempre di un astronauta che finisce di nuovo sulla Terra. Però si risveglia, ha un brusco risveglio, si risveglia nell'anno 3978 e scopre che il mondo ormai è stato invaso, che le scimmie sono i nuovi padroni del mondo e non più gli esseri umani. È sempre la solita storia, diciamo che comunque, ripeto, non è un film che mi ha colpito più di tanto,
Cammini Giù, che ho visto anche, forse è uno dei film meno riusciti di Tim Burton, lo possiamo dire. Diciamo che non è, io lo, diciamo che l'ho apprezzato comunque, anche un, da un grande stimatore di Tim Burton l'ho apprezzato, però ma tu devo metterlo a confronto con gli altri film delle scimmie, non c'è nessun confronto.